Che si ha? Ottimo vittorio Monta. Bravo Lori! Però si vogliono giocare. Bravo! Tutto! Tira Lori! C'è un freddo bestiale. Io ora come le dobbiamo fare partire? Le faccio partire lo stesso? Sergio ce l'hai, Sergio ce l'hai! Che salvano alla mia. Oh,
Perché? Ah sì, di quello. Ma ha detto all'ultimo minuto. Bombardato la porta, secondo me abbiamo giocato la porta, loro lo sapevamo, giocavano al lancio lungo, avevano un grandissimo portiere, però alla fine secondo me, diciamo, a parte tutto il torneo, anche questa partita l'hanno ritavata. Cosa è mancato Lorenzo all'inizio? No, all'inizio del primo tempo, come sempre, noi siamo entrati addormentati, loro hanno trovato subito un gol, ecco, e per loro la partita si è messa in discesa. Noi comunque siamo rimasti uniti, hanno trovato il 2-0 e noi dopo aver vinto il rimonta di 4-1 il 2-0 non ci ha spaventato. Abbiamo vinto, siamo felici, dedichiamo la vittoria al presidente che ormai deve comprare un rimorchio per tutte le coppe che gli stiamo portando. No, più che altro penso che sia una delle paninerie che insomma è gestita un po' da Bruno Euronics. Tu entri in una panineria, anziché prendere un panino trovi lì i tappi, trovi i televisori, trovi tutto. Sì, ormai...
cerchiamo di vincere anche per i premi, perché comunque sono belli, quindi vinciamo per, ma non è importante che vinci. Complimenti, quindi insomma una vittoria di squadra, io saluto Lorenzo Zaffora, presidente, la panieria più tecnologica di Catania, questo lo possiamo dire. Sì, ringrazio tutti i ragazzi che giocano per me. Lorenzo Zaffora che è capocannoniere, capo squadra, il capocannoniere, è capocannoniere e ninja. Lo saluto insomma, a tutti. Presidente, una domanda così però. Il prossimo anno ci sarà sempre lo stesso. Penso di sì. Dobbiamo fare il triplete dobbiamo fare. Il triplete si può fare sicuramente con Alessandro Barbagallo che è uno dei giocatori. Alessandro, non ti concedi mai un'intervista, adesso non rompere le scatole, mi concedi un'intervista. Sei stato insomma, ci credevi con quel tiro? Magari hai sfruttato il fatto che il campo fosse liscio per 3-3, insomma, una tua invenzione dalla distanza. Sì, però oggi stavo male, infatti insomma sbagliavo quasi tutto, poi mi è arrivato col tiro dalla direzione. Abbiamo fatto un gol, abbiamo vinto. Ma soprattutto che giocata alla fine, hai sentito quella palla con tuo fratello, insomma. Sì, sì, meno male c'è mio fratello, uno dei migliori giocatori, non è stato. Siete entrambi i migliori giocatori, credo, insomma, non so a chi dare. Grazie, questo lo dovete dire voi. Alessandro, ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per la prossima edizione, spero che ci sarete perché insomma siete davvero belli da guardare. Grazie a voi. Grazie mille, io ragazzi vi saluto, la decima edizione del Ricartea si conclude qui, ricordiamolo, Cartea, Ricartea viene vinta dalla panineria Sanzio 4-3, una partita interminabile, 2-1 aveva concluso il primo tempo in favore degli Animaniacs, poi grandissima prova di Alessandro Barbagallo e di Alberto Barbagallo, e proprio di quest'ultimo il gol finale, insomma un minuto dal termine. Insomma, complimenti alla panineria Sanzio, complimenti agli Animaniacs che hanno davvero una buona finale.